Buonasera e benvenuti a Camper Friuli Venezia Giulia. Questa sera vi proponiamo il musical voluto dalla diocesi di Concordia a Pordenone sulla vita del beato Luigi Monza. Un musical che ha riscosso un enorme successo di pubblico e che è stato realizzato in collaborazione con il Jobel Teatro di Roma. I protagonisti sono i ragazzi, 50 giovani tra musicisti, attori e coristi. Questi ragazzi ci raccontano la loro esperienza e noi vi raccontiamo Scrivi Amore, questo è il titolo del musical. Lavorazione, oltre 50 persone coinvolte, affermati professionisti a supporto di un volenteroso gruppo di giovani attori, musicisti e cantanti, 4 spettacoli sold out, un sito internet che ha superato i 36.000 contatti e oltre 1.700 visitatori su YouTube. Queste sono alcune cifre dello straordinario successo ottenuto dal progetto diocesano di teatro musicale ispirato alla vita e al messaggio del beato Don Luigi Monza, Scrivi Amore. Il ruolo della diocesi in questo spettacolo è importante perché è la diocesi che ha promosso questo progetto, un progetto indirizzato ai giovani delle nostre parrocchie. Progetto fortemente voluto dal nostro vescovo perché a livello diocesano il nostro cammino pastorale nello scorso anno ha visto due importanti avvenimenti. Innanzitutto il 50° anniversario della nostra famiglia qui a San Vito al Tagliamento e l'inaugurazione a Pordenone della Casa Madre della Vita. Realtà entrambe guidate dalle piccole apostole della carità, l'istituto secolare fondato dal beato Luigi Monza, il beato che ha dato il via a questo progetto diocesano. Nessuno di noi pensava che il progetto all'inizio si sarebbe sviluppato così. È nata un'idea di collaborazione fra queste due realtà artistiche della diocesi, il coro e l'orchestra dei giovani e l'esperienza teatrale che era nata contemporaneamente 3 anni fa, e nata come facciamo qualcosa insieme. Ecco, la figura di Don Luigi Monza, come sapete appunto per gli avvenimenti che c'erano in diocesi, era la figura sicuramente più idonea da affrontare, ma appunto nessuno di noi si immaginava che poi il progetto sarebbe diventato Scrivi Amore così com'è, così complesso anche se vuoi nel suo organico, con un'orchestra dal vivo, un coro che è orchestra dal vivo sul palco da gestire, con tutte anche le difficoltà tecniche del caso, giovani attori insieme a professionisti, musiche originali di scena, arrangiamenti di 3 brani editi scritti appositamente, e, insomma una bella complessità da gestire, il tutto gestendo realtà anche di per sé molto diverse, la realtà diocesana appunto del coro orchestra dei giovani, il Jobel Teatro che si è occupato della formazione artistica dei ragazzi del teatro, ma che stanno in Lazio, insomma vicino Roma, e che erano da noi una volta al mese. Roberto Brisotto, il compositore con cui che ha lavorato anche lui a distanza, insomma, ecco, quindi sicuramente dal punto di vista della direzione artistica insieme a Marinella Montanari un grosso lavoro per mettere insieme i pezzi alla fine, ma anche durante, per credere che quei pezzi sarebbero andati alla fine sicuramente ognuno al posto giusto, insomma, ecco, seppur abbiamo lavorato separatamente per molti mesi, insomma, ecco, anche per questioni fisiche di spazio, insomma. Tu sei occupata di organizzare dal punto di vista teatrale tutti questi ragazzi, che ricordiamo professionisti ma anche non professionisti. Quali le difficoltà? Sicuramente la prima cosa è quella di cercare di far capire che
il teatro è una cosa seria, che il palcoscenico è una cosa seria e che in questo luogo deve avvenire un avvenimento straordinario che è per il pubblico. E allora si fanno tanti esercizi, tante prove per arrivare ad un livello qualitativo buono dove il pubblico riceve veramente qualcosa, non vede solo oh che bravo giovane come si è messo in gioco, ma vede tutto lo spettacolo. Diciamo che è stato un connubio interessante perché coro e orchestra già esistevano in embrione. Il laboratorio teatrale si è formato 3 anni fa su un'iniziativa appunto che è partita da Don Andrea Vena di Bibione, poi da Don Alessandro Trancanelli, si è fatta una sorta di promozione in diocesi e hanno risposto da varie parti. E allora lì è cominciato tutto questo tour de force con weekend intensivi dal venerdì alla domenica con 12 ore di prove consecutive dove questi ragazzi venivano proprio addestrati in maniera professionale a calcare la scena e si montavano le scene, le coreografie, tutto e poi tutto doveva essere assemblato con coro e orchestra e quando la prima volta abbiamo assemblato il tutto nessuno credeva che girasse, si dice così, no? Che lo spettacolo potesse girare, invece è girato anche la prima volta e quindi è stato come un piccolo miracolo veramente. Carissimo Marco, è da tanto tempo che non ci sentiamo. Ho sentito il bisogno di scriverti una lettera vera, di carta e inchiostro. Qui in Brasile il lavoro va bene, è duro ma va bene. C'è tanta povera gente, soprattutto i bambini. Negli ultimi mesi mi è capitato qualcosa di strano. Ho lavorato con tutte le mie forze, con tutto il cuore, senza tempo né misura. Ho avvertito il bisogno di donarmi, di uscire da me stesso per andare incontro agli altri. Ho visto che c'è qualcosa che è più grande di noi, che al momento opportuno ci solleva l'animo anche dalla più dura disperazione. E questo, amico mio, credimi, non è un fatto umano, ma è qualcosa di più. Tu lo sai, sono sempre stato un tipo concreto, uno attaccato alla logica. Ma qui, in mezzo a tanta povera gente, in mezzo a così tante miserie, sento ogni giorno il bisogno di combattere una battaglia per la giustizia e la dignità. Quando sono partito 2 anni fa ero convinto che per fare bene il mio lavoro servisse essere ben preparati, ben informati. Invece non basta, perché in strada ho letto 1000 domande negli occhi della gente e tutte le mie conoscenze improvvisamente non servivano più. Ho capito che è difficile fare il bene, perché il bene va fatto bene. Ho capito che la povertà è ovunque, nel vuoto, nell'insoddisfazione. A volte tutto sembra così difficile, ma poi l'orizzonte si allarga e si scopre una nuova possibilità, la possibilità di amare con tutto ciò che sei e le povere forze che hai. In questo progetto di Scrivi Amore ho fatto il coprotagonista, mi chiamo Marco. Ero un musicista alla ricerca di un'ispirazione perché l'avevo perduta e tramite alcune vicende che sono succedute e grazie al messaggio di Don Luigi sono riuscito a ritrovare la mia ispirazione alla fine dello spettacolo. È stata un'esperienza difficile, diciamo, soprattutto all'inizio, infatti ho avuto un periodo di crisi, volevo mollare tutto, avevo saltato anche una prova, non riuscivo più, però dopo grazie ai miei amici di teatro, comunque tutti i giovani, ai miei maestri di teatro, anche al mio parroco, sono riuscito a rientrare nella strada e per questo devo ringraziare anche Don Luigi, forse, perché mi ha aiutato a vivere questa esperienza che per me è stata veramente straordinaria. Un'esperienza unica che rifarei 1 miliardo di volte ancora, perché avere 50 persone nel palco tra coro, musicisti e anche attori non è da tutti i giorni, diciamo. E un'altra cosa, Scrivi Amore, questo titolo è bello, è importante, ti colpisce anche, non si capisce magari che tratta di un santo, di un beato. E per me l'amore che io ho messo è stata la passione per il teatro, la passione verso gli altri, che sono riuscito comunque a manifestare grazie a tutti questi mesi di prove, diciamo. Ti senti cambiato? Un po' sì, mi sento cambiato, dall'inizio ad adesso sì, perché ho imparato cose nuove
e soprattutto dalla frase di Don Luigi, fare straordinariamente bene le cose di tutti i giorni, mi ha fatto riflettere molto, ce l'avevo anche durante lo spettacolo, sempre in testa questa frase, anche quando andavo a scuola, quando andavo in giro, diciamo. È una frase che mi ha cambiato e mi fa riflettere ogni volta che faccio qualcosa. Questo spettacolo ho fatto Bruno, il missionario che scrive la lettera per Marco. Come sono giunto a questo spettacolo? Io sono all'interno dell'oratorio Spilimbergo, responsabilità animativa, ho fatto clown, animazione di strada. Però questa chiamata è arrivata un po' come arriva la grande chiamata del Signore, cioè in attesa, nel momento più assurdo. Cioè è arrivata di notte a Spilimbergo da me con gli attori e i registi del Jobel, che sono venuti lì proprio a prendermi. È come queste chiamate, non dici no, perché ormai mi sto abituando a questa cosa che il Signore chiama inatteso, sempre all'improvviso. E ho detto di sì subito, anche perché sapevo un po', conoscendo il Jobel, conoscendo l'ambiente, e mi sono speso, anche se conoscendo già la nostra famiglia non conoscevo comunque Beato Luigi Monza. Cosa ti lascia questo tema? Cosa lascia a me? Essendo magari quello che doveva scrivere la lettera, che era al centro dello spettacolo, me la sono studiata. E ci si innamora facilmente di questa lettera, perché è una lettera che parla di amore, che modifica la tua concezione di amore. Ed è una lettera che non può lasciare sul palco la tecnica e la spiritualità separate. È una lettera che fa combaciare nella vita tutto quanto, un tutt'uno, non è una cosa che va avanti, una strada lavorativa che va da una parte, una strada spirituale che va dall'altra, ma che lega tutto assieme. Nel reparto di alimento c'è un'offerta da perdere, ogni 3 camici c'è una cravatta da regalo. Buonasera, buonasera, ben arrivato, giusto in tempo per le ultime promozioni. Ecco, ma io veramente... Ma non si preoccupi, le ruberò soltanto 2 minuti. Guardi, ho qui un nuovissimo cronometro digitale, saranno davvero 2 minuti. Nuovo nuovissimo televisore allo sferico doppio plasma satellitare, con satellite tecnologico incorporato indirettamente all'interno della sfera del plasma doppio. Schermo super ultra piatto, largo, sottile, lunghissimo e profondissimo, con cristalli liquidi, cubici, multicolori, aerodinamici. Registratore piccolissimo e velocissimo. Registra, riduce, avvolge, riavvolge, multicolorato, monocromato, striscia, righe, cerchia, sfere. Opzione sport, tasto cinema. Sicuramente il teatro è un palco che per la vita è molto importante, nel senso che ti apre davvero a nuovi orizzonti, ti predispone ad essere aperto nei confronti degli altri, e questo è stato molto importante nel mio personaggio. Io ho interpretato il direttore di un centro commerciale, che era comunque una figura abbastanza originale, non stava negli schemi, aveva una parlantina veloce, una camminata strana. E forse perché nella mia vita sono un po' così, magari di carattere molto estroverso, una parlantina veloce e non lo so, un po' spigliato, mi sono trovato molto bene in questo personaggio, è stato molto, rispecchiava insomma la mia vita quotidiana. Riguardo insomma il titolo Scrivi Amore, è stato molto, molto indicato, perché la parola amore in questo caso, dopo il progetto, ha portato per me un significato diverso da prima. Mentre prima si pensava al significato solito, quindi amare una persona, volergli bene, no, è un amore incondizionato, quello di Don Luigi Monza, che ci ha trasmesso un amore che va fatto, va dato senza nessuna condizione, senza nessun limite ed in qualsiasi cosa, quindi attraverso il teatro, attraverso la scuola, la vita, nella famiglia, amore incondizionato senza limiti di perché così, perché in quel modo, oppure più a te, meno a quello. No, amore incondizionato, è stato molto, molto importante. Posta di carta o posta elettronica? Perché una lettera arrivi a destinazione occorre che ci sia scritto l'indirizzo. Altrimenti come faccio a capire a chi la devo consegnare? Potrà essere una lettera bella, preziosa, magari piena di francobolli. Ma senza l'indirizzo perde di valore e va dispersa. È come nella vita. Se non hai una direzione, un obiettivo, una strada da percorrere, ti perdi. Come le lettere senza indirizzo, che vanno disperse. Capito, gente? L'indirizzo va scritto per intero, anche il civico, anche il CAP, se no le lettere perdono di valore e vanno disperse. Credo che abbiano capito. Sì.
questo spettacolo ho curato le coreografie e ho preso parte anche come attore nel ruolo del postino. Ciò che mi premeva di più portare di questa esperienza è stata proprio la parte laboratoriale e didattica insieme ai ragazzi, perché il frutto di questo lavoro si è potuto arrivare a questo anche tramite un lavoro fatto di mesi e anche di anni con alcuni di loro. È un aspetto didattico importante nel quale è stato richiesto a delle persone non professioniste di rapportarsi in un mondo professionistico, quindi ciò che è stato importante per me come anche insegnante delle coreografie e di teatro in coordinamento con Marinella è stato proprio quello di dare un approccio mentale ai ragazzi, e loro hanno risposto alla grande, e questa è la cosa che mi porto dentro. Io grazie a loro ho potuto respirare un teatro vero, cioè senza il bisogno di apparire, ma di essere, e quindi di ritornare all'origine del teatro, che era quella di trasmettere qualcosa a chi era sotto, allo spettatore, e loro ci sono riusciti in grande. In questa esperienza di Don Luigi Monza io ho avuto la fortuna e il piacere di interpretare proprio la figura di Don Luigi. È stato per me una sorpresa molto bella, perché non conoscevo il personaggio. Mi sono documentato, ho iniziato i miei studi cercando di capire più che la sua vita quello che lui voleva dire, anche perché l'approccio a questo spettacolo non era stato un approccio filologico o documentaristico, è stato proprio un approccio di dire: bene, quest'uomo nella sua vita ha detto delle cose, ha compiuto delle azioni. Noi prendiamo il segnale, il segno che ha lasciato in questa azione, in queste parole, e cerchiamo di portarlo sul palco attraverso una descrizione, attraverso un'ambientazione anche moderna, no? In cui c'è questo passaggio tra passato e l'oggi, perché l'importanza di quello che ho vissuto e che ho visto anche nella reazione non solo del pubblico, ma soprattutto di chi ha partecipato al progetto come artista, è stata quella di dire: vedi, qualcosa che è avvenuto anni e anni fa, ancora oggi è attuale. E questo secondo me ha lasciato una esperienza nel cuore di tutti decisamente importante, perché si sono, secondo me, tutti quanti, io per primo, reso conto che veramente, come diceva Don Luigi, nel quotidiano uno può vivere e vedere le persone, le cose sotto una luce diversa, quando è pronto a vedere dentro se stesso. Lui diceva: per entrare dentro la casa del povero, intesa anche magari non solo come povero di mezzi, ma anche come una povertà magari interiore, bisogna svestirsi dell'umano e sapersi rivestire del divino, quindi fare un grandissimo atto di umiltà. E questo è un segnale importante che io ho percepito e che portavo, ma ancora con più consapevolezza porto oggi nella mia vita d'artista, che sento anche proprio come una missione, cioè quella di trasmettere valori e io per primo saper guardare dentro di me e mettere in discussione ogni giorno quelle che credo essere delle certezze, proprio per sapere che quando vado sul palco non è solo un gesto tecnico magari ben fatto, ma è anche e soprattutto un dare, oltre all'emozione, uno spunto di riflessione per chi ascolta e guarda. Ascolta quello che si muove dentro di te, nel profondo. Io ho rappresentato Paola in questo spettacolo, è un'amica del protagonista, di Marco, e fa la maestra. Sono stata circondata da tante figure di maestre nella mia vita, quindi per rappresentare il personaggio ho pensato a quello che fanno in genere. E una maestra è qualcuno che deve passare dei concetti senza lasciarli a scatola chiusa, deve indirizzarli verso ogni studente, verso ogni persona con cui si trova ad avere a che fare. E questo è un limite, perché si ha a che fare con una sfida con se stessi, la propria pazienza, ma soprattutto bisogna venire incontro a quelle che sono le esigenze dei bambini. E questo un po' è quello che è il messaggio che mi sono portata a casa. Per qualunque cosa che bisogna affrontare nella propria vita, per quanto possa essere piccola, per quanto possa essere semplice, fare sempre il massimo sforzo, indirizzandola verso una persona, non verso un gruppo. Quindi con ognuno dare il massimo di ciò che si è, il massimo delle proprie abilità. E questo poi si è rispecchiato anche nella mia vita scolastica, diciamo, che è un po' la realtà che mi ritrovo tutti i giorni. Cioè, quando uno si mette a studiare, mettersi a studiare pensando che ciò con cui si ha a che fare potrebbe sembrare una cosa stupida, potrebbe sembrare poco, e invece va fatto dando il massimo di se stessi, proprio perché un giorno a qualcosa servirà, non è mai tempo perso. E la forza che ti spinge ad affrontare queste difficoltà senza tanta paura, senza
avere il timore di fare troppi sacrifici che vadano a vuoto è proprio quella dell'amore. Per me questa esperienza ha significato soprattutto imparare che cos'è l'amore. È quello che ho visto magari nei miei genitori, mio padre che la mattina si alza un'ora prima per portare noi figli a scuola, anche se magari potrebbe fermarsi a dormire. Mi sono chiesta tante volte che cos'è che gli fa fare questo, che è una cosa che sembra così banale, a lui non gliene viene niente, e invece lui lo fa, è proprio l'amore per la famiglia. E quindi questa esperienza un po', e questo è stato un collante per tutta una serie di esperienze familiari e della mia vita, che mi hanno portato proprio a capire con quale forza, con quale spirito devo affrontare le cose di tutti i giorni. Appunto questo spirito di fare sacrifici senza paura di farli e soprattutto cercando di non sentirne il peso. E sapere che c'è un'altra direzione se si tratta di volare. Hey, hey, non fermiamoci di più. Rimanete con noi, tra pochissimo, dopo la pubblicità, ancora Scrivi Amore, il musical sulla vita del beato Luigi Monza. Le musiche si sono rivelate subito un elemento fondamentale dello spettacolo perché erano intese come un contributo non di sottofondo ma attivo, una sorta di presenza scenica. Per cui l'idea è stata quella di scrivere delle musiche originali, chiaramente in strettissimo rapporto con il job del teatro e con la stesura del copione, con la previsione esatta di tempi, durate e ovviamente di climi espressivi da sottolineare durante lo spettacolo. Un altro contatto importante è stato quello con Dennis Feletto, che parlerà dopo, che ha contribuito, diciamo, alla stesura delle parti elettroniche e alla realizzazione pratica con i musicisti delle musiche. L'aspetto compositivo anche è stato pianificato, soprattutto nella scelta di uno stile che potesse avere un appeal verso il pubblico giovanile, che era quello privilegiato nel progetto, per cui cercando di operare una mescolanza tra uno stile classico, diciamo così, e uno stile più leggero, pop, nonostante gli strumenti appartenessero tutti alla categoria degli strumenti classici, diciamo così, non c'erano batterie, basso elettrico, chitarra elettrica o strumenti di questo genere. Tutto è nato attorno a un tema principale, associato al personaggio, un po' come si lavora nel cinema, e il tema è stato utilizzato anche per, non solo per dare una raffigurazione musicale del personaggio, ma come elemento di unità. Insieme ad altri temi associati ad altri momenti dello spettacolo vengono spesso ripetuti, variati, in maniera da assicurare una certa coesione alle musiche scritte per lo spettacolo. Innanzitutto è incisiva e importante perché copre la metà del tempo dello spettacolo. Tra brani originali ed editi siamo a un minutaggio di circa 45-50 minuti su uno spettacolo di un'ora e un quarto, per cui comunque è già importante la sua presenza in termini di minutaggio. Secondariamente l'opera che ha svolto Roberto Brisotto componendo le musiche originali è molto ampia e variegata e quindi riesce a tener presente di un po' tutti gli aspetti dello spettacolo.
A fianco a questa io ho aggiunto alcuni arrangiamenti di brani editi che sono stati scelti per l'occasione, in particolare L'ultimo pensiero, che è un brano secondo me bellissimo e centrale nell'opera. A fianco a questo bisogna dire che io avevo un ruolo esecutivo, per cui ero sul palco assieme ai musicisti, dovevo effettuare una direzione musicale, che però era molto particolare, perché da una parte prevedeva che io suonassi il pianoforte, dall'altra prevedeva delle scelte tecniche, tipo quella di suonare con le cuffie e con il metronomo in cuffia per delle esigenze di elettronica che c'erano sotto, e questo comportava che i musicisti fossero comunque a un certo livello autonomi. E i musicisti sono stati molto capaci, sono stati molto disponibili, c'erano dei ragazzi della diocesi ma c'erano anche dei professionisti, e secondo me il risultato da questo punto di vista è estremamente buono. Ci dicevi, non sono una professionista, però questo spettacolo comunque mi ha dato tantissimo. In che maniera? Allora, è stata un'esperienza molto formativa dal punto di vista musicale, perché stando a contatto con dei professionisti ci si corregge anche proprio dal punto di vista più pratico dello suonare, e poi mi ha dato una formazione anche più spirituale e umana, perché si fa squadra tra tutti i giovani professionisti, si è creato questo bel gruppo che insomma vale la pena anche continuare a coltivare, diciamo. Studio flauto traverso presso la scuola di musica Sala d'Organdino di Porcia, per cui non sono neanch'io professionista, anzi sono studente e sono a metà circa della mia carriera scolastica di flauto. Come è arrivato il desiderio e l'entrata in scena per te come musicista all'interno di questo spettacolo? È stata una cosa molto casuale, perché in origine ci doveva essere un'altra flautista che studia sempre nella mia scuola di musica, però siccome frequento l'università si è trovata in un periodo un po' complesso e ha dovuto rinunciare a questa esperienza, e quindi il direttore della mia scuola di musica mi ha offerto questo posto e non ho per niente esitato a venire, insomma, dato che sembrava già all'inizio una bella esperienza. Quando poi si è iniziato a provare a entrarci, è stato veramente bello. Che cosa porti a casa da questa esperienza dal punto di vista professionale e dal punto di vista umano? Dal punto di vista professionale veramente molto, io credo veramente, è stata proprio formativa, la possibilità di collaborare con professionisti mi ha fatto veramente capire tante cose, anche a livello musicale proprio, tante, ad esempio per l'intonazione, per l'insieme, ho compreso veramente tante cose, sono uscito diverso anche dal punto di vista umano. Perché bene o male, per quanto 50 persone siano tante, io credo che si sia veramente formato un gruppo. E anche tra noi strumentisti, tutte le prove insieme, è stato veramente, dal punto di vista umano, mi sono trovato bene. E credo che la cosa sia stata così per tutti. Cantare significa esprimere me stessa, perché non ci sono intermediari come ci può essere con uno strumento. E lo spettacolo mi ha lasciato proprio fare le cose
ordinarie straordinariamente bene, che è veramente difficile, e invece queste parole sembrano facilissime da dire. Io prima ho ascoltato il tuo intervento e raccontavi di quando provavate l'entrata in scena e l'uscita in scena, no? Di quando hai detto, beh, non è facile fare il coro, perché forse noi non siamo così visibili all'inizio, però effettivamente diamo un contributo molto grosso e non siamo neanche abituati ad essere così visibili. Sì, di solito ci esibiamo senza entrare e uscire, siamo già presenti, e invece nello spettacolo dobbiamo entrare e uscire per lasciare spazio all'orchestra e agli attori. Però ci siamo accorti di essere ugualmente importanti e fondamentali per la riuscita dello spettacolo. Che cos'è che ti ha lasciato questa esperienza dal punto di vista umano, e in qualche maniera ti senti diversa? Mi sento diversa perché lavorare e collaborare con dei professionisti non è facile. I professionisti sono stati estremamente precisi e hanno dimostrato la loro professionalità, però forse noi li abbiamo portato quell'entusiasmo, quella freschezza di cantare per hobby e per stare insieme. Che cosa significa Scrivi Amore per te adesso? Mamma, che domanda grossa. Scrivi Amore per me adesso significa appunto scrivere amore ogni giorno, e significa credere in quello che faccio e manifestare la mia passione, significa prendermi a cuore quello che mi viene dato ogni giorno, le esperienze, gli incontri che faccio, le persone nuove, prendermi a cuore chi mi chiede un aiuto. Significa guardarmi intorno e vedere chi ho vicino, accorgermi del fratello, accorgermi del prossimo, che non è il prossimo, ma è quello che mi sta più a fianco, a partire dalla famiglia, dalla realtà in cui vivo. Ecco, questo per me significa Scrivi Amore. Avete risposto anche voi ad una chiamata, però in maniera diversa, perché voi c'eravate già come coro della diocesi. Perché la scelta di far parte di questo coro, e quando per te? Io ho risposto all'invito a una 3 giorni di formazione così aperta ai giovani, e ho deciso poi l'anno successivo, 3 anni fa, di entrare a far parte di questo gruppo che stava nascendo in maniera stabile. La mia risposta è una risposta innanzitutto di passione, perché cantare mi piace e cantare insieme mi piace. E mi piace proprio il clima che si sta creando e il fatto che uno con l'altro ci siamo modellati, sia dal punto di vista vocale, perché ci è chiesto di ascoltarci, ma anche dal punto di vista umano. E poi è una risposta di fede, essendo un coro della diocesi, quindi giovani impegnati o comunque in ricerca anche nella fede, perché vivere la fede insieme è più bello, è più facile anche, perché ci si sostiene l'uno con l'altro. Io credo che abbiamo avuto modo veramente di fare percorsi di crescita anche da questo punto di vista, ecco. E come corista il mio desiderio è quello di testimoniare la mia fede e la nostra fede. Beh, in questo spettacolo il coro, oltre a essere, si potrebbe dire, un intermezzo tra le varie scene, tra i vari quadri dello spettacolo, ha avuto anche un ruolo importante come messaggio, anche la scelta dei testi, delle canzoni, oltre ai testi manoscritti da Roberto Brisotto, le canzoni che sono state scelte non erano scelte a caso, miravano a trasmettere valori assai importanti, come il dono di essere semplici, oppure la voglia, non so, ad esempio, la voglia di cantare, la spinta che c'è nel fare le cose. Cantare assieme, secondo te, in qualche maniera vi può avvicinare ad una spiritualità più intensa? Sì, assolutamente. La diocesi ti ha proposto questo cammino di formazione artistica e spirituale, e abbiamo scoperto proprio in prima persona che l'arte e la spiritualità vanno assolutamente d'accordo. E quindi sia dal punto di vista artistico, nel senso di
suonatore della propria voce, dell'unico strumento che abbiamo tutti, che da un punto di vista spirituale il messaggio di Don Luigi ci ha permeato dall'inizio alla fine questo progetto, pur se il coro ha, diciamo, un ruolo, chiamiamolo marginale, perché rispetto all'orchestra che è sempre in scena, rispetto agli attori, che anche dal nostro punto di vista il messaggio di Don Luigi è stato assolutamente arricchente per noi, proprio da un punto di vista spirituale, e quindi cantare assieme è stato il modo per noi per arrivare a conoscere per bene dalla A alla Z questo messaggio che veramente ci ha accompagnato per tutto il tempo. Io vorrei scrivere la vita del cristianesimo in un bel volume, questo volume in una pagina, questa pagina in una riga, questa riga in una sola parola. Noi gli risponderemo dicendo: scrivi amore. Chi è Don Luigi Monza? Per me Don Luigi Monza è un grande amico, ma più che un grande amico è un padre, perché ho avuto il dono di incontrare la figura di Don Luigi Monza negli anni della mia giovinezza, quando mi stavo interrogando su quale direzione, su quale senso avrei dato alla mia vita. E mentre pensavo e conoscevo diverse realtà e diverse figure di santi, di persone che avevano fondato istituti e quindi avevano proposto un carisma ai giovani, ho incontrato questa comunità gioiosa di giovani che facevano riferimento all'Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità, che vivevano il messaggio proprio del Beato Luigi Monza, che può essere sintetizzato in questo modo. È il messaggio della carità. Lui diceva che è fondamentale sentirci davvero cristiani e portare a tutti gli uomini, fare assaporare la gioia di vivere fratelli in Cristo. E io, quando sentivo queste parole e vedevo la gioia nei loro occhi, dicevo: ma queste persone veramente hanno incontrato qualcuno e non semplicemente una parola scritta, un libro. Ed è così che poco per volta ho scoperto che attraverso gli scritti e le provocazioni di Don Luigi Monza il Signore stava facendo breccia nel mio cuore e mi ha indicato una strada, quella della consacrazione secolare e quella proprio di questo carisma della carità e di questo amore che deve essere, come hanno ben capito i giovani che hanno portato in scena il messaggio di Don Luigi, un amore semplice, piccolo come il chicco di grano che si sa nascondere nella terra, ma proprio perché è nascosto nella terra accetta di morire per dare una vita nuova, una bella spiga, un germoglio grande. I giovani hanno capito che quello che conta è fare bene il bene e farlo nelle cose piccole di ogni giorno. E io mi auguro che questo messaggio possa accompagnarli davvero giorno dopo giorno per sempre.
È tutto anche per questa sera. Io vi ricordo che il musical Scrivi Amore sulle vite del beato Don Luigi Monza andrà in onda integralmente sabato alle 21.30 e domenica alle 19.30 sempre su Telechiara. Camper Friuli Venezia Giulia invece ritornerà la prossima settimana, venerdì come sempre alle 21.30. Grazie per averci seguito, buona serata.